Bentrovati a un nuovo appuntamento con Passione Brindisi, potremmo dire dove eravamo rimasti e ovviamente quello che chiedono tutti i tifosi, cosa c'è di nuovo. Niente di particolare ovviamente, ma qualcosa comunque ve la daremo su qualche novità che potrebbe esserci la prossima settimana, ma anche sentiremo le parole del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che abbiamo ascoltato questa mattina. Proprio sulla situazione calcistica brindisina. Ben ritrovati anche i nostri ospiti in studio, Giancarlo Enrico, ciao Giancarlo, Ciao, e ciao. Antonio Solazzo. Buonasera Fra Davide, buonasera a tutti. poco, appena la regia mi darà l'ok, avremo in collegamento anche Cristina Cavallo per fare insieme il punto, come dicevamo, per il calcio biancazzurro, relativo non solo ovviamente a quello che sarà queste ultime 4 giornate. La vittoria con il Francavilla ha rinviato la matematica retrocessione, che però potrebbe arrivare già a Crotone domenica, anche in caso di vittoria della formazione bianco-azzurra. Ma il pensiero di tutti i tifosi è ovviamente oltre, è quello al prossimo campionato, è quello al futuro del calcio bianco-azzurro. Giancarlo, inizio da te, inizio, sembra quasi inutile farlo perché siamo ripetitivi. Però ovviamente anche questa settimana abbiamo fino a poche ore fa chiesto a qualcuno della società di poter intervenire. Anche in questo caso ci è stato detto che non parlava nessuno della società proprietà dirigenza, e quindi non ci sarà nessun intervento da parte della società, anche se indiscrezioni parlano di una possibile conferenza stampa del vicepresidente Damiano Pozzessere nella giornata di lunedì, comunque inizio della prossima settimana, però magari fra poco analizzeremo anche questo e poi, come dicevamo prima, ascolteremo le parole anche del sindaco Marchionna. Dicevamo, Giancarlo, dove eravamo rimasti? Sindaco, Davide, è triste dirlo, ma avresti potuto mandare la replica della trasmissione scorsa, perché effettivamente nulla è cambiato e quindi ci troviamo costretti a dover ripetere cose già dette, ridette, ridette. Forse l'unica nota nuova è l'ennesima, Deferimento. deferimento che, potrebbe. Dico potrebbe perché non abbiamo la certezza fino a quando non si dovesse concretizzare il risultato finale, potrebbe portare ulteriori punti di penalizzazione. Quindi la squadra in campo riesce a ottenere una vittoria che probabilmente le saranno tolti. E quindi cosa dire? Brancoliamo nel buio perché non ci sono notizie, non ci sono novità. Come hai detto tu, ci sarà un intervento, c'è stato un intervento del sindaco, perché non lo abbiamo ancora ascoltato, ma mi sembra anche quasi semplice e logico immaginare quello che ha potuto dire, perché anche lui probabilmente. È in una situazione non diversa dalla nostra. Esatto, quindi siamo qui veramente settimana per settimana a ragionare su cose che avremmo voluto sentire, ma che ancora non sentiamo. Prima di sentire Antonio, Giancarlo, alle tue spalle è apparsa Cristina Cavallo, e quindi ne approfittiamo subito per andarla a salutare. Ciao Cristina. Buonasera Davide, buonasera a tutti i telespettatori, a Ciao, Giancarlo. ciao, ciao Cristina. Ovviamente ho ascoltato l'ultima parte della sua Non affermazione. potevamo mandare Brancoliamo. la replica perché eri in studio settimana scorsa e Eh quindi. sì, infatti. Brancoliamo un po' nel buio, eh? Brancoliamo un po' nel buio. O diciamo, brancoliamo nel chiaroscuro, ecco, Nella mettiamola così. penombra, nella penombra. Bravo, bravo, sì. Antonio, dicevamo, sicuramente adesso toccheremo, comunque cercheremo di approfondire, come dicevamo, questi temi, il deferimento, la possibile nuova penalizzazione, il futuro, le dichiarazioni del sindaco Marchionna, la possibile conferenza del vicepresidente Pozzessere, quindi comunque un po' di temi che comunque non danno delle certezze.
Assolutamente no, purtroppo certezze non ce ne sono, è un dato di fatto. Il futuro, forse mai come adesso, come in queste settimane, è avvolto da troppi interrogativi, da troppe nuvole che poi evitano anche di far parlare di calcio giocato nella settimana in cui il Brindisi torna a vincere una partita dopo quasi 4 mesi dall'ultima volta. Passa neanche in secondo La piano, prima molto Fanuzzi e peggio. la prima La prima Alfanu 2024. purtroppo no, non passa neanche in secondo piano perché passa molto più dietro in realtà, perché è una vittoria che rimanda alla retrocessione, come dicevi tu in avvio, ed è una vittoria che non dà niente, perché poi la partita più importante si gioca fuori dal rettangolo di gioco, nel tentativo di sapere ogni evoluzione sulla questione societaria, che è quella che tiene maggiormente banco alla luce poi di tutto ciò che sta succedendo. E il secondo deferimento stagionale è la prova che effettivamente quest'anno è stato davvero un susseguirsi di situazioni non calcistiche che hanno poi condizionato la stagione dall'inizio alla fine. Naturalmente, sapendo già del comunicato dei calciatori Non riferito, sarà l'ultimo non sarà deferimento. l'ultimo deferimento di questa stagione, che doveva essere la prima in Serie C dopo 33 anni, e è stato veramente un anno di passaggio senza lasciare tracce positive, se non queste continue sanzioni che arrivano da tutti i fronti ormai. Cristina, l'abbiamo detto anche più volte, no? Poi tra i tanti situazioni di rammarico, no, che ci sono in quest'anno è quella che i tifosi, no, la piazza non si sia potuta godere, no, questo campionato. E quello che diceva adesso, no, ad Antonio, anche questa vittoria che conta praticamente nulla e che probabilmente con il deferimento arrivato pochi giorni dopo significa praticamente togliere anche quei pochi punti conquistati in campo. Dai il segnale di questo rammarico, toglie anche, no, quella che è la semplicità anche del godersi i 90 minuti, perlomeno provare anche a staccare, no, in quei momenti e godersi questo campionato di Serie C. Assolutamente, intanto diciamo che il deferimento non è stato un fulmine a ciel sereno, in realtà si attendeva solamente il giorno in cui fosse arrivato, quindi nulla ha preso di sorpresa né noi né i tifosi del Giustamente, come dicevi, queste vicende extracampo un po' hanno fatto perdere, insomma, di vista quella che è la soddisfazione di vedere anche una vittoria del Brindisi in una gara importante, soprattutto per quanto era sentita dai tifosi, quella appunto con la Virtus Francavilla. 3 punti che sono arrivati, che hanno regalato appunto un timido sorriso ai tifosi, se così possiamo dire, sul fronte campo, ma che avrebbero avuto sicuramente un significato diverso se fossero arrivate in altre circostanze. Del resto il tecnico Losacco lo ripete ormai da settimane, quando la situazione di classifica del Brindisi si è fatta via via sempre più difficile, il tecnico del Brindisi ha detto: intanto dobbiamo onorare la maglia fino alla fine e provare a regalare, tra virgolette, qualche soddisfazione a noi stessi in primis e ai tifosi ormai tanto così delusi da questo campionato che neppure nei film horror di, non so se ricordate, Hitchcock, sarebbe potuto essere così da terrore, insomma, nessuno di noi lo immaginava alla vigilia appunto di questa stagione. Così invece è stato. E adesso si attende solo l'aritmetica per dire addio a questa Serie C dopo 33 anni e a ripiombare probabilmente, possibilmente in Serie D. Ovviamente anche qui ci sono ancora degli interrogativi. Probabilmente ne capiremo di più la prossima settimana, come dicevi tu. Non so se hai già detto, Davide, perché mi sono Sì. collegata leggermente più tardi. Quindi vedremo che se la conferenza stampa del vicepresidente. Presidente, potesse essere farà chiarezza appunto su quello che può essere il futuro immediato del Brindisi. Quindi adesso, in questo istante, la domanda principe è: da dove ripartirà il Brindisi Calcio?
calcio, il terreno di gioco, l'aritmetica dice dalla serie D, altro non sappiamo. Sì, poi anche il sindaco dirà in parte questo, fra poco lo sentiamo, Giancarlo. No, volevo allacciarmi a quello che diceva Cristina relativamente a questo deferimento che si era stato anticipato più volte, anche se poi negato. Io mi sono preso il fastidio e l'impegno di andare a trovare il momento in cui era stata fatta una dichiarazione ed era praticamente il 16 febbraio, venerdì, Il giorno della scadenza. il giorno della scadenza e c'era la trasmissione. Non c'era nessun comunicato, però dopo 3 minuti dall'inizio della trasmissione, Davide riportò testualmente un messaggio che aveva letto attraverso un Sì, era messaggio arrivato dalla società da tramite segretario Stefanelli, Stefanelli, dico, sì. Sì, avevamo chiesto noi di farci esatto, pervenire una quindi sto riportando comunicazione ciò che è perché visibile. c'era questa vocicità e quindi avevamo Esatto, e chiesto quindi di chi poterlo ci fare. segue potrebbe andare su internet, trovare Ci sono tutte le trasmissioni, Passione assolutamente. Brindisi del 16 febbraio, dove tu usassi le stesse parole del messaggio che ricevesti, dove si diceva che era stato onorato qualunque tipo di Sì, che impegno. era stato comunicato, quindi non mi prendo questa Esatto, responsabilità. c'era stato, ecco perché dico, non c'era stato un comunicato scritto, No, ma tu leggesti ciò che sì. A diceva Dario Stefanelli, nome della responsabile società. della comunicazione. Quindi voglio dire, noi speravamo, noi pensavamo che quindi fosse tutto risolto, quando invece poi Sì, anche se indiscrezioni, indiscrezioni ci dicevano esatto. diverse, però. Questo per dire che cosa? Che quando si hanno delle responsabilità di un certo tipo, è un discorso generale, non sto facendo un discorso a persona o alla società, però rispetto vorrebbe che nel momento in cui si sa che certe situazioni erano state già anticipate, anche se per indiscrezioni, forse sarebbe stato meglio o tacere, o forse se si doveva intervenire, dire sì, probabilmente ci possono essere delle difficoltà, ma visto che questo è il secondo deferimento, probabilmente non potendo utilizzare altri mezzi per poter acquietare le acque, si è deciso, la società ha deciso di utilizzare questa strategia. Che però è una strategia che non ha pagato, E stiamo perché cercando di ormai, prendere se tempo. Ricordate, questa sede anche Cristina posizionava. Abbiamo più volte incalzato, no, Cristina? Quante volte chiedevamo su questa ipotetica penalizzazione, su questi possibili ritardi, pagamenti in orario, eccetera, e le risposte non lasciavano mai immagino. presagire, perché comunque noi le indiscrezioni le avevamo, quindi sì, però non lasciavano mai intendere un'apertura a questa possibilità. Assolutamente, sia nel primo caso che nella seconda tranche, diciamo. Nel primo caso addirittura c'è fu il presidente Arigliano in studio, in una trasmissione, che effettivamente negò ogni addebito, tra virgolette, nel senso che parlava naturalmente di pagamenti effettuati, che tutto era in regola, eccetera. Nella seconda fase c'è stata la comunicazione, ovviamente, con l'ufficio stampa del Brindisi, che appunto ha, come diceva prima Giancarlo, messo un po' a tacere i rumors della città, ma attenzione, dove si voleva arrivare? Del resto, quelle sono classiche bugie che hanno le gambe corte, perché Certo. insomma, più che col passare delle settimane, tutto è venuto fuori, anche perché insomma, come si dice in questi casi, carta canta, quindi non si poteva certo andare a nascondersi dietro un dito. Io spero e credo anche, per questo dobbiamo anche pensarlo, che ci sia stata la buona fede da parte, e non possiamo escluderlo. Da parte, per esempio, dell'ufficio stampa, di Stefanelli, dello stesso Pottestere, perché la proprietà, ricordiamo, non sono loro, la proprietà è la famiglia Arigliano, che magari ha comunicato semplicemente tutto ok, e loro si sono fidati, hanno lanciato il comunicato stampa, hanno comunicato. Cioè, bisogna anche, cerchiamo anche di vedere, diciamo, questa parte di situazione di buona fede, eh.
insomma. No, sicuramente chi comunica non decide di Certo. testa sua di comunicare. Assolutamente. No, Su no. questo voglio Ma io questo, dire. scusami Non c'è Davide, alcun questo dubbio. lo voglio ribadire, non è che io me la stia prendendo con Stefanelli in quanto tale, era La semplicemente procedura è andata così. per dire ai nostri, gli appassionati che seguono la trasmissione, che effettivamente però c'era stata una comunicazione e siccome era una comunicazione ufficiale data da Stefanelli A nome della società. a nome della società e un messaggio inviato a Davide, quindi noi l'abbiamo preso per oro colato perché confidavamo sul No, fatto che assolutamente, non ma è era giusto che quindi sia un No, voler anche criticare perché l'atteggiamento di No, Stefanelli. specifico colato la no, richiesta, Davide. scusami Cristina, specifico la richiesta era arrivata da me dicendo alla società, al di là poi della persona che in quel momento la rappresentava, di chiedere alla società di avere una comunicazione ufficiale da dire in televisione, visto che era il giorno della scadenza ed era naturale che i tifosi chiedessero delle spiegazioni anche per quello che si era vociferato in passato sulla precedente scadenza. Quindi è stata una richiesta alla quale è stata data una risposta in comunicazione su richiesta da noi, così come Anche perché andata. Davide, noi abbiamo preso 4 punti di penalizzazione, il Brindisi ha preso 4 punti di penalizzazione. Non è detto che se ne prendano altri 4, perché Certo. da quello che si vocifera potrebbero essere anche di più, perché la situazione sembra quasi la stessa, ma Ma non forse è proprio così, non non è è proprio proprio la così. stessa. Poi c'è Sì, la chiamata sembra della che il ritardo recidiva. riguarderebbe anche alcuni tesserati e poi c'era anche la questione recidiva, però quella è una decisione che prende il tribunale. Ripeto, Ma diciamo che in questo momento a Brindisi non fossero viene. 10 o fossero 2, Sì, cambierebbe davvero no, è poco. semplicemente per una Bravo. questione di correttezza, di Sì. comunicazione, di messaggio, nel senso che magari uno diceva, vabbè, altri 4 punti, no, potrebbero essere anche di E più. poi diciamo che Allora, Cristina Davide, diceva. perdonami, così Sì. come non interessa, tra virgolette, più il calcio giocato, quindi lascia il tempo che trova la gara di Crotone, ha lasciato il tempo che ha trovato la vittoria con la Virtus Francavilla, a questo punto lascia il tempo che trova la nuova penalizzazione. Quindi si potrebbe anche finire questo campionato con un punto e retrocedere in Serie D. Attenzione. Io voglio chiarire una cosa, perché in questi giorni sono stata bombardata dai messaggi, dalle telefonate dei colleghi di altre piazze, Catania, Crotone, Foggia, ma il Brindisi può succedere come è accaduto lo scorso anno per il Catania? No. No, perché il Brindisi non può essere sommesso, correggimi se sbaglio Davide, da questo torneo. In quanto c'è stato il pagamento, seppur parziale, in ritardo degli emolumenti e dei contributi, quindi qualcosa c'è stato. A quel punto c'è solo penalizzazione. Se il Brindisi non avesse versato nulla, cioè pari a zero dell'uno e dell'altro, cioè stipendi e contributi, a quel punto, dopo 2 2/3, se non consecutivi. erro, 2 consecutivi, esatto, il Brindisi poteva essere sommesso dal campionato. Quindi questo è un dato che volevo precisare Sì, perché ancora qualcuno se lo domanda e se lo chiede. hai fatto benissimo, perché quello, così come ricordiamo che adesso ad aprile non c'è nessuna scadenza federale Esatto. di pagamenti, che la prossima sarà nei primi giorni di giugno, se non ricordo il 4, che prevederà appunto il pagamento di altre 2 mensilità, quella 3, marzo, aprile e maggio, e poi quella di giugno ovviamente è prevista l'iscrizione del campionato successivo. Ricordiamo che scadenze comunque sono previste. E a prescindere dalla categoria, cioè il Certo. Brindisi deve comunque essere in regola con gli emolumenti e con i pagamenti, i debiti federali per poter poi iscriversi al prossimo campionato. Però adesso questo non comporta, anche quella del 4 giugno non comporterebbe alcuna esclusione da campionati successivi, ma eventualmente pagato in ritardo altre penalizzazioni da scontare al prossimo campionato, ma comunque da pagare entro l'iscrizione prossima, quindi speriamo di aver Io credo fatto. che questa precisazione era doverosa Sì. perché sento parlare di estromissione, di fallimento. Di...
Quando parliamo di queste situazioni, naturalmente non è semplice. Io non so se mi vedete perché in questo Ti istante ricevo una sentiamo, telefonata. ti Sì, sentiamo però. allora Non ti vediamo, ma ti sentiamo. va bene. Dunque, speriamo che la persona che mi sta chiamando, che poi è il nostro caporedattore di Brindisi, Michele Iullaro, Che se possa non sta smettere con questa guardando Antenna Sud telefonata. Extra, questo è molto È grave. grave. Salutiamo Michele che ha ovviamente forse captato la situazione. Lo dicevamo, sento parlare di fallimento, sento parlare. Adesso dobbiamo parlare di retrocessione sul campo, nel momento in cui ci sarà l'aritmetica, e poi cercare di capire dove si andrà sul fronte societario. Solo dopo la conferenza stampa del vicepresidente, presidente, non so perché non riesco a dirlo, forse essere, si potrà fare probabilmente chiarezza e potrà essere più chiara la situazione. Io non so voi che idea vi siete fatti intanto con i rumors che ci sono in città. Sì, no, intanto leggevo, perché c'è scritto Dario Stefanelli, quindi leggo questa sua precisazione perché è giusto farlo per chiarire che lui non ha mai detto che avevano pagato gli stipendi, ha detto che la società ha garantito che sono stati pagati, che quindi sono due cose diverse, che poi è quello che avevamo Ma infatti. chiarito in Certo. un secondo momento dopo quella cosa, ma lo leggiamo senza nessun problema, anche perché Cristina, come abbiamo sempre detto, i telefoni, i nostri numeri sono sempre aperti a tutta la società e abbiamo solo E piacere a Dario l'ho farli fatto subito. intervenire. Anche qui L'ho una fatto distinzione, cioè subito e lo un ringraziamo chiarimento. ovviamente. Cioè, se uno dice ho pagato oppure ho fatto fronte a quelle, cioè, cambiano i termini, ma la sostanza quella è. Sì, no, diciamo, è Lui riferimento è stato il alla società. portavoce. Sì, Sì, questo è certo. che abbiamo È la quella. società Cioè, che doveva pagare o meno, sì. ed è la società che Non era comunque certamente conta o meno. Stefanelli che doveva Che ha pagare. Però se informato. Stefanelli l'ha detto che ha mandato il Sì, messaggio, che ha dicendo che detto, la ha società ha onorato garantito quello che i dicevamo propri prima. impegni, sì. significa che la società ha provveduto a fare quello che avrebbe dovuto fare, ma che poi si è verificato non ha fatto. Sì, ma è Sì, ma quello quello che che dicevamo effettivamente, prima. giustamente diceva probabilmente Dario, quello che dicevo prima io anche, no? Sì, ma infatti poi l'abbiamo Il chiarito, ruolo di infatti. Stefanelli è quello del portavoce, in quel caso, della società che riporta appunto quanto comunicato. Beh, insomma, voi che idea vi siete fatti? Adesso faccio io un po' la conduttrice. Che idea vi siete fatti? Quale futuro ci sarà nel calcio brindisino? Che cosa, secondo voi, illustrerà? Se avessimo una sfera di cristallo e potessimo guardarci dentro, secondo voi cosa illustrerà potesse essere la settimana prossima? Allora io magari do questo elemento perché proprio oggi radiotifo, prima di avere questa indiscrezione di questa conferenza che dovrebbe esserci appunto nella giornata di lunedì da parte del vicepresidente, alcuni tifosi biancazzurri parlavano di questa voce che circolava in città, che appunto il vicepresidente doveva essersi fatto carico con qualche tribolazione della trasferta di Crotone, avrebbe appunto maturato una decisione che probabilmente potrebbe comunicare lunedì di fare un passo indietro, però questa, ripeto, è una indiscrezione che gira tra i tifosi. Lunedì capiremo se sarà questo o meno, se sarà solo questo oppure ci sarà altro. Lo dico come, giusto come elemento di discussione e confronto. Giancarlo? Tra l'altro, scusami Davide, Sì. volevo aggiungere a proposito di questo anche un altro elemento. Secondo indiscrezioni, sempre il vicepresidente Potestere pare non abbia digerito, tra virgolette, molto bene alcuni organi di stampa che in questi giorni hanno un po' menato sul suo operato, perché effettivamente Potestere non, ribadiamo, detiene nessuna quota del Brindisi. È semplicemente uno sponsor, e quindi si è caricato, tra virgolette, di questo onere di terminare il campionato, come a suo dire, appunto per attaccamento alla maglia, perché ci tiene, eccetera. E effettivamente si è sentito un po' attaccato, pare, sempre ovviamente gli ispettori dicono che si sia sentito un po' attaccato in questi ultimi giorni, da chi non ha capito effettivamente quello che probabilmente è quella che probabilmente era la sua intenzione. E sarebbe stato vicino anche a mollare prima di questa trasferta di Crotone. Così non è stato, perché pare abbia
comunque contribuito anche a appunto, far disputare questa gara in terra calabrese del Brindisi. Allora, faccio giro, poi fra poco andiamo perché dobbiamo ascoltare proprio le dichiarazioni del sindaco Marchionna che abbiamo ascoltato poco fa e quindi cercare anche di fare il punto anche su questo. Vai Giancarlo. Beh, l'idea che mi sono fatto è un'idea purtroppo di estrema difficoltà. Cioè, l'idea che mi sono fatto è che questa squadra, con il passare del tempo, questa società troverà sempre più difficoltà a poter venire fuori da questa situazione. E mi sembra quasi uno scontato. Giustamente ora tu hai fatto notare, anzi Cristina ha evidenziato la situazione di Pozzessere e anche qui è giusto fare un chiarimento. Nulla da obiettare sulla buona volontà, sulla buonissima volontà del vicepresidente, ma quando noi abbiamo anche la settimana scorsa parlato di questo fatto, ma anche nelle 2 settimane precedenti, la critica che io personalmente muovevo più che altro era all'operato, nel senso che avendo fatto originariamente una dichiarazione estremamente positiva di uno sviluppo, dall'estrema positività di quel famoso 70% di possibilità di chiusura In 10 giorni. nei futuri 10 giorni, a non avere neanche una notizia. Io Sì, non. io credo che poi tutti siamo d'accordo e poi ne abbiamo anche un po' parlato, anche Cristina, quello che tutti abbiamo più volte provato a chiedere, Era esatto, semplicemente quello di era questo dire, silenzio, chiaramente un esatto, aggiornamento perlomeno nessuno anche si è se della negativo, cioè situazione. non volevamo Esatto, sapere, ma certo, cioè, era non. una critica al sistema comunicativo, nel senso che proprio perché c'era questa cosa qui, poteva benissimo e sarebbe stato accettato, non è che sarebbe stato criticato di più o sarebbe stato osannato in caso, ma quasi a dire, la trattativa è stata portata avanti, ma purtroppo ci sono stati dei problemi, dei dubbi, delle cose che non si è riusciti a superare e quindi purtroppo quel 70% è svanito. C'è Non tutto è qui. escluso che sia questo proprio Sì, quello non che è verrà scusa, comunicato, assolutamente. Certo. ma tra Ma del l'altro resto noi io stiamo posso anche ancora, dirlo, Cristina, noi scusami. stiamo ancora parlando di ipotetiche cose perché appunto non se ne sa nulla. Io Io quello che dico è personalmente in che realtà, ormai con un scusami, campionato che, Giancarlo. diciamolo, è saltato, no? Sì, Almeno assolutamente, non ci avere contiamo notizie più. su quelle che posso, tanto la situazione è già grave. Non è che se si fa una dichiarazione diventa più grave, è già grave di per sé, non cambia niente, ma almeno si ha contezza di quello che si sta facendo, con il massimo rispetto dell'impegno che si è preso un vicepresidente che è il socio. E Non ha una delle quote, cose che certo. io facevo notare era, tra virgolette, quasi a suo vantaggio, nel senso che io dicevo. Non è neanche un socio, quindi più che aspettarmi da Pozzessere determinate A buona dichiarazioni volontà. o di tentativi, mi aspetto più dalla società No, che nessuno avrebbe potuto intervenga. polemizzarlo di nulla, assolutamente. Esatto, Assolutamente. Allora, intanto volevo dire, ho sentito la buona volontà, io non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, ma credo che Pozzessere abbia dimostrato la buona volontà e su altri fronti, naturalmente fino a questo pomeriggio, quando l'organizzazione della testa di Crotone. Ma tra l'altro io ho anche provato a contattare il vicepresidente, gli ho proposto anche un'intervista faccia a faccia, senza Skype, senza diretta, senza domande, giusto perché volevamo con Davide proprio offrire ai nostri telespettatori, tifosi del Brindisi, una sorta di intervista chiarificatrice, se così si può chiamare, proprio su questo Sì. momento. Il silenzio in realtà credo venga proprio dalla decisione che poi è scaturita nelle ore successive appunto al mio contatto con il vicepresidente, cioè quella appunto di indire questa conferenza stampa per la prossima settimana. Io credo che il tema della conferenza stampa sia chiaro più o meno, Davide, l'abbiamo già anticipato nella nostra chiacchierata. Il vicepresidente potrebbe fare un passo indietro, che cosa porterà quel passo indietro? È proprio lì che ci sarà la svolta, potrebbe essere la svolta in positivo e negativo del futuro del calcio nel capoluogo.
Antonio? Sì, io cioè, più o meno a sensazioni sono d'accordo con quanto detto adesso da Cristina e quanto comunque anticipato dalle indiscrezioni che ha dato Davide prima. Io credo a sensazione che questa conferenza potrebbe sancire il passo indietro del vicepresidente, che potrebbe quindi aprire a nuovi scenari, anche se nuovi forse non è neanche l'aggettivo giusto, poi alla luce di quello che sta Diciamo succedendo. che potrebbe sbloccare la Però situazione, non so se sì, siete potrebbe d'accordo. sicuramente dare un'ultimissima spiaggia per provare a cambiare quella che è una direzione che sembra ormai portare verso il baratro definitivo. Credo che provando a unire un po' i puntini e a captare quelli che sono i segnali, le indiscrezioni, si possa arrivare anche a un passo indietro da parte di una persona, come diceva prima Giancarlo, che non è socio del club, che si è fatto comunque carico di gran parte delle spese, a cui anche io pubblicamente, in questa sede qualche settimana fa, dicevo e davo come unica responsabilità, fra virgolette, questo mancato intervento dopo il segnale di positività dato poi sempre qui in diretta. Probabilmente per quello sbilanciarsi, con quello sbilanciarsi in maniera così positiva, poi non è stato accompagnato da una dichiarazione anche di secca poi smentita, No, perché di poi poteva chiusura. limitare tutto quello che stiamo anche dicendo, no? Da Cioè, poteva parte anche della succedere. tifoseria, quello che diceva anche Cristina. Assolutamente. Poi può succedere che le trattative vadano Sì, male ma di ci mancherebbe. punto in bianco, anche all'ultimo secondo, anche un passo dalla chiusura. Ecco perché sicuramente in caso di comunicazione su un addio di questa pista non ci sarebbero potute essere poi delle responsabilità di Demiano Possessere in prima persona, perché comunque bisognava apprezzarne l'impegno. Questa è l'unica responsabilità che possiamo trovare, riguarda appunto l'ambito comunicativo, di certo non l'impegno profuso Assolutamente. in questi mesi. Anche perché, Io tra vai. l'altro, scusami Giancarlo, volevo provare un po' a fare l'avvocato del diavolo, visto che è una chiacchierata tra amici, non avendo l'interlocutore dall'altra parte, anzi ringraziamo Dario Stefanelli per il messaggio che ci ha inviato, perché era arrivato anche a me, Davide. Volevo farvi un'altra domanda, perché stiamo facendo un po' di ipotesi. Secondo voi, quale può essere stato diciamo, il problema principale che, sempre se è successo, avrebbe fatto frenare questa questione legata alle trattative? Lasciamo stare la questione debitoria perché ancora non la conosciamo completamente, quindi non attardiamo a dare numeri, e la povera questione debitoria in una squadra, in una società che ha disputato un solo campionato di Serie C non può essere esorbitante per chi vuol far calcio. Secondo voi, oltre a quello, ecco, mettiamola così, quale può essere stato il problema che ha, tra virgolette, fatto fare un passo indietro a chi era in trattativa per acquisizione del Brindisi? Io credo di saperlo, vediamo se lo pensate anche voi. Beh, Io ho parlato con Cristina prima di andare in onda, quindi abbiamo parlato, quindi su questo siamo sempre, quindi facciamo parlare voi. Poi lo Certo. diciamo anche noi, ovviamente. Antonio, ci stai interrogando? Certo. Vediamo se siete preparati. No, scherzo. Vabbè, No. no, no. Però Allora, è più bello così, fermo insomma, perché restando, Cristina, comunque. che tu sei passata al volo sulla prima questione e io invece ci ritorno un po', perché nel momento in cui una squadra, forse purtroppo, siamo l'unica squadra, formazione di Serie C, che subirà un numero congruo e notevole di punti penalizzazione. E siccome questi punti penalizzazione si riferiscono a mancati pagamenti o ritardati pagamenti, penso che qualunque imprenditore che decida di investire e di entrare si faccia una domanda. Magari dice: senti, ma un campionato posso immaginare quanto possa costare, ma se voi avete avuto questi deferimenti e questi punti di penalizzazione, mi immagino che siano tante le cose ancora da pagare. No? Sto Sì, parlando proprio sì, sì. in termini molto elementari e soprattutto conoscendo che ce ne saranno ancora altri, quindi la fase, la situazione economica non penso che sia così da sottacere o da far passare in cavalleria. Però
Per ciò che riguarda il resto, un'altra situazione potrebbe essere forse il fatto che qui mi voglio un po' riallacciare a quello che è il discorso su Pozzessere. Pozzessere parla a nome per conto della società, non essendo socio, questa società non si fa più vedere. Io ricordo, forse c'è stato anche qui niente di ufficiale, ma qualcuno disse che dopo una partita ci sarebbe stata la visita al sindaco con una Sì, si simbolica vociferava la scorsa settimana che volontà, cosa quello che non c'è si sta stata, arrivando anche nei messaggi, stanno arrivando tantissimi messaggi. Mi cosa scuso che se non c'è ancora non li stata, e abbiamo letti. concludo per dire che forse la trasferta di Crotone si sta rendendo possibile grazie appunto sempre al socio Pozzessere, Al non socio, al nostro, alla, al nostro. scusa, Al confusione, al vicepresidente. vicepresidente non socio Pozzessere. Quindi qui stiamo di fronte ad una società che Paradossale. dovrebbe. Fermatemi un attimo perché stiamo così cercando di tenere compagnia i nostri telespettatori e quindi No, però facciamo riesco a parlare pure Antonio, porgli. perché altrimenti Sì, Antonio. certo. Allora faccio una domanda a tutti, Antonio, ovviamente. Secondo voi, ecco, lascio fuori Davide da questa domanda. Secondo Giancarlo e Antonio, quanto costa un campionato di Serie D per salire in Serie C a vincere? Antonio, Questa hai visto, non hai parlato di amore, ti questa tocca la domanda è una complicata. bella domanda e sinceramente non so rispondere perché non. Aspetta, fermo un attimo, Cristina, poi ricordati anche che nei dilettanti ci sono delle differenze importanti da poter dire sui Assolutamente sì. costi di una Allora, società. sappiamo benissimo le cifre che circolano in giro per Sì. salire dalla D alla C. Giusto, ne abbiamo parlato del Brindisi, abbiamo parlato del Catarano che investe ogni anno tantissimi soldini, eccetera, eccetera. Io credo, ed è una mia ipotesi, che investire nella società che stare succedendo in Serie D, attenzione, senza versare ulteriore denaro nelle casse della famiglia Arigliano e quindi accollarsi quella che è la debitoria federale, Davide, come diceva Davide, cioè pagamenti di contributi e di stipendi. Contributi che sappiamo benissimo vanno dilazionati, eccetera, 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 quindi contributi e stipendi. È una somma sicuramente pari o leggermente inferiore a quella che verrebbe investita in un campionato di Serie D se si vuole tornare in C. Questo è Anche il mio perché, parere, Cristina, diciamo, facendo anche qualche conto, no, alla mano, eh. parte, no, di quella fideiussione, cioè l'intero della famosa fideiussione potrebbe Certo, coprire una parte, no, di situazione debitoria con i calciatori, eccetera, non la totalità sicuramente, ma assolutamente. sarebbe uno sgravio, diciamo così, da una parte della debitoria appunto con i tesserati. È ovvio se, come ultima comunicazione fatta proprio in questa sede, proprio dal vicepresidente Pozzessere, della volontà della richiesta da parte dell'attuale proprietà di ricevere indietro i La quota. soldi della fideiussione è sicuramente un esborso in più ed è quello credo che stiamo facendo riferimento, che è Eh quello sì, che potrebbe chissà essere che non sia anche stato uno proprio scoglio. quello lo scoglio che abbia fatto naufragare le trattative o la trattativa. Quello Avrei che voglio risposto dire questo anch'io io, comunque. certo, quello, Ti Antonio, quello che crediamo. io voglio dire, non so se voi la pensate come me, è che se c'è qualcuno che vuole far così, rilanciare, vuole rilanciare il calcio, quindi deve almeno come minimo partire dalla D. Per partire dalla serie D non si può fare una società con una nuova affiliazione, cioè, bisogna utilizzare questo titolo. Per utilizzare questo titolo bisogna pagare i debiti federali che il Brindisi FC ha appunto con la Lega ed è quelli, sono quelli di cui stavamo parlando. Se poi ci sono dei debiti con i privati, con i fornitori, eccetera, quella è un'altra cosa, cioè nel senso che chi subentra va a contrattare Vanno pagati eventualmente. sicuramente, come è giusto che sia, Vanno, ma non sono vincolanti per non sono l'iscrizione. vincolanti per l'iscrizione, cioè se io Davide devo dare 1.000 euro a Davide, dico Davide, io sto ovviamente oberata con i debiti di questa società che ho presa,
Ti prego, invece di 1.000 te ne sto dando 500, ti stringo la mano e fai parte del Dall'ultima mio trasferta gruppo. qualcosa me la devi dare, però non, Sì, non te, al vero. momento non te la chiedo, non faccio partenza, non ti Va bene, non mi far preoccupare. Non partenza, avrai mi punti di raccomando. penalizzazione. Allora, Non avrò punti di Cristian, ti penalizzazione. fermo perché abbiamo annunciato prima l'intervista al sindaco Giuseppe Marchionna che abbiamo ascoltato proprio questa mattina a margine di una conferenza stampa che verteva su altri temi, ma non potevamo perdere questa occasione, anche perché sappiamo ovviamente, oltre l'impegno da parte dell'amministrazione che c'è stato per il Fanuzzi, anche la vicinanza e la passione del primo cittadino, così come tantissimi consiglieri di maggioranza e opposizione alle sorti del calcio bianco-azzurro e della loro presenza comunque allo stadio. Quindi andiamo ad ascoltare lui che non si distacca moltissimo da quello che abbiamo detto finora, ma ci dà comunque degli elementi sui quali poter comunque ragionare. Ascoltiamo. Sindaco, devo cambiare argomento perché questa sera abbiamo una trasmissione sul Brindisi Calcio, è una situazione molto delicata. Le chiedo prima da tifoso, ovviamente, e poi da primo cittadino, come la sta vivendo e se ci sono stati contatti con la proprietà. No, contatti con la proprietà di nessun genere e nessuno. Vivo come tutti quanti i tifosi o gli sportivi, sto seguendo le vicende della squadra, sono ovviamente molto preoccupato dell'esito finale, però ripeto, rispetto a tutte le iniziative che pure abbiamo assunto nel corso di questo periodo, dall'attrezzamento e dall'adeguamento dello stadio fino alla sollecitazione alle associazioni industriali, a tutti coloro che potevano stringersi alla società, insomma, presumo che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Adesso aspettiamo di comprendere quale sarà l'esito finale, anche se sul piano sportivo mi sembra che sia già abbastanza chiaro ed evidente. Quello che vorremmo capire adesso è sapere, come dire, il destino finale della società, non della squadra di calcio, perché purtroppo credo che la retrocessione sia ormai un fatto scontato. Verificheremo le condizioni, diciamo, economiche e finanziarie della società per capire se questa società potrà o meno continuare a operare. Voi non avete certezza sulla volontà di cosa si voglia fare per il futuro? No, non ho, ripeto, non ho avuto recentemente nessun tipo di contratto, quindi ignoro quello che la proprietà ha intenzione di fare, quindi in questo momento non posso assolutamente pronunciarmi. Ecco, questo è quello che ci ha dichiarato il sindaco Marchionna, è un po' quello che dicevamo prima. Abbiamo iniziato la trasmissione dicendo no, Cristian, brancoliamo nel buio, nella semiombra, però se anche il primo cittadino dice non sento nessuno nella società, non ho comunicazioni, non so qual è la volontà da parte della proprietà, è un problema forse c'è. Davide, qui non abbiamo ancora il dubbio che ci sia o non ci sia un problema. Questa è l'unica cosa assodata. Il problema c'è. Il problema è un altro. Perché la società non si sta facendo sentire? Questo è il punto interrogativo più grande. Quali sono le intenzioni della famiglia Ariano? Perché effettivamente abbiamo detto che solo loro possono decidere di cosa fare di questa società. E se la loro intenzione fosse quella di consegnare, ovviamente simbolicamente, il titolo al sindaco proprio dopo la retrocessione aritmetica? Ci Questa è sarebbe una da chiedersi domanda. perché dopo la retrocessione Perché? aritmetica, Non lo perché. so, non lo so, però voglio dire, andare avanti per far cosa? Cioè, voglio dire, muore Sansone con tutti i filistei, diceva qualcuno, no, non credo sia questo il caso. Bisogna porre e mettere tanti tasselli a posto. Io credo che a questo punto, anche se si tratta di una società privata, il sindaco Marchionna una prova a sentire la società e la proprietà proprio dopo la gara di Crotone, quando il destino di questo business sarà ormai segnato definitivamente, potrebbe anche farla. Cioè, è vero che non può decidere per una società privata, ma quella società privata
il simbolo del cervo che rappresenta la città di Brindisi. E probabilmente Pino Marchionna, tifoso e sindaco di questa città, un tentativo di cercare di capire realmente come si metteranno le cose dopo Crotone, lo farà. Antonio? Sì, sono d'accordo con Cristina, nel senso probabilmente questa attesa per la retrocessione aritmetica, poi non è detto che sia questo, che avvenga poi questo, però se poi dovesse essere una scelta di consegnare simbolicamente la società al sindaco dopo la retrocessione, credo che sia stato perdere tanto tempo, perché comunque il destino sportivo è segnato da, diciamo, un mesetto abbondante a questa parte, dall'arrivo della prima penalità. Il destino del Brindisi è ormai scritto dal punto di vista sportivo, prettamente calcistico. Quindi probabilmente consegnare la squadra al sindaco prima, anche un mese fa, avrebbe potuto poi portare dei miglioramenti o delle Aprire tempistiche delle possibilità, diverse poi per aprire trattative, non certo. si sa se poi sarebbe potuto andare un Potevano posto anche meglio, andare però. male, però ci sarebbero state delle evoluzioni. Potevamo parlare comunque di passi in avanti o di novità o di evoluzioni. Oggi invece non parliamo di nulla perché non c'è nulla di concreto e credo che il fattore tempo sia quello che sta sempre andando a punire il Brindisi. Credo che tutti questi ritardi, no, anche nelle comunicazioni che siano arrivate, e le smentite circa presunti pagamenti, ritardi che poi sono arrivati dalla FIGC, siano serviti a recuperare del tempo per la società e credo che adesso questo tempo si poteva impiegare in un modo diverso per provare a programmare già a partire da adesso, perché poi, come dicevi prima, le scadenze non sono troppo lontane Sì, per però il l'iscrizione. Non si campionato può. sta per finire, non dobbiamo aspettare giugno, Certo, luglio come solitamente non accade e si può accadeva in pensare di passato. programmare la Serie D a giugno. Se deve essere Serie D, le No, tempistiche diciamo, devono secondo me essere. qui oggi va ma lo si saprà programmata già. una società, Ecco. poi si Bravo. può programmare un campionato e Certo. tutto il resto, quale sarà, come sarà, per le disponibilità che saranno, però prima serve una società per affrontare Assolutamente. qualunque cosa. Giancarlo sul sindaco? Beh, ha rimarcato quello che era il mio pensiero e che ho già espresso, nel senso che tutti quanti noi ci aspettavamo già da tempo una presa di posizione da parte della società che aveva dichiarato dopo la partita della Juve-Stabia che non ce la faceva, che aveva bisogno di aiuto e che in ogni caso erano anche disposti a lasciare la squadra, a cederla ad altri, a cederla, poi anche lì, no? Cederla o darla a titolo Certo. gratuito o oneroso. E qui si era vociferato il fatto che la società dovesse andare dal sindaco per simbolicamente lasciare la società a eventuali nuovi investitori, cosa che non è successo. Quindi ecco perché dico, mi riallaccio a quello di prima. Possessere è stata una persona tanto tanto volenterosa che ha messo a disposizione la sua iniziativa. Probabilmente non ha prodotto niente e quindi probabilmente ha deciso, proprio perché non socio, di tirarsi indietro. Ma bisogna, tra virgolette, ringraziarlo per il suo impegno. Anche perché adesso c'è un messaggio tra i tanti che mi scuso per non aver letto, in parte perché poi parlando abbiamo risposto Abbiamo più o meno risposto. alle domande, altre perché proprio il tempo materiale di seguirli era davvero poco. Questo tifoso che ci dice, mi riallaccio a quello che dici tu, non si capisce come l'uscita di Pozzessere potrebbe portare ad una svolta anche in positivo, quando era l'unico che voleva salvare il Brindisi. Credo che quella ipotetica, dicevamo, uscita, o comunque quella conferenza che potrebbe arrivare nella giornata di lunedì dallo stesso vicepresidente, quindi questa possibile fuoriuscita, non sia per essere una svolta, ma per dare una chiarezza alla situazione, quello che dicevamo prima, dare comunque il punto di quello che c'è stato e magari far presente che ci sono delle difficoltà Certo. per andare avanti. Quindi se poi questo possa aiutare a una svolta o meno lo potremo vedere solo con il tempo, non O diversamente, avere maggiori informazioni ma lunedì stesso. comunque probabilmente servirà a quello, a dare una Certo. chiarezza Qualcosa della chiarirà per situazione. forza. Sì.
giusto per concludere, il discorso qual è? È che quale potrebbe essere la scelta? Noi ci stiamo da settimane, stiamo cercando di capire cosa vuol fare la proprietà di questa squadra, un'altra di questa domanda società. Per Giancarlo, ce ne sono due. Una, guarda, te la faccio giusto per scrupolo che non mi risponderai, ma perché non puoi rispondermi, te lo dico già io prima, perché ci chiedono perché il Brindisi nelle ultime settimane gioca sempre con la maglietta bicolore. Hanno rescisso le altre magliette, però non credo che sei in grado di darmi questa risposta. Non ho conoscenza del magazzino. L'altra invece dice, nel caso in cui Pozzessere dovesse tirarsi indietro, ipoteticamente, paradossalmente, secondo te, si potrebbe accelerare una dismissione anche della società che rimarrebbe completamente sola, che era quello che stavi dicendo? Sì, perché a questo punto, voglio dire, nel momento in cui la persona che si è buttata in avanti per cercare di risolvere dovesse tirarsi invece indietro perché per impossibilità, a quel punto la società, due sono gli atteggiamenti, o prendere una decisione oppure... E qui è una possibilità che possiamo anche dover mettere in conto. Bruttissima l'ha anticipata Cristina, il famoso muoia Sansone con tutti i filistei, quasi a dire del campionato ormai non ci può interessare niente. Che ci diano 20 punti di penalizzazione, tanto siamo retrocessi, o con 18 o con meno 2 non fa niente, ma a questo punto basta, facciamo affondare la nave. Questa è una responsabilità che si assume ma voglio dire, non è un'accusa, è un andato di fatto, no? Cioè, se si sta fermi, quello è il destino. A questo punto ecco perché dico, il fattore tempo è importante? Beh, certo, in questa fase non è importantissimo, ma avrebbe un suo valore. Ecco, dicevamo, no, Antonio... Quello che abbiamo detto più volte, no? E l'abbiamo potuto ribadire, e che ha ribadito poi anche noi il sindaco in questa dichiarazione, è necessario fare un punto. Prima dicevamo il motivo, no, del dire è tutto a posto, non ci sono problemi, il pagamento è stato fatto e tutto il resto, che è sembrato all'esterno ovviamente, anche col senno di poi, un voler cercare di prendere tempo, no? Poi, come avete detto anche voi, alla fine, alla lunga, i nodi vengono inevitabilmente, no, alla pettine. Però questa allungare i tempi adesso è arrivato all'estremo, sì. Quindi chiedo se secondo te se queste tempistiche poi possono essere state tirate troppo alla lunga. Sì, secondo me la corda si è spezzata, cioè se non si è spezzata è davvero lì, manca veramente l'ultimissima spinta. Credo proprio che ormai le tempistiche siano, cioè il Brindisi sia quasi fuori tempo massimo, perché ormai c'è davvero poco da prolungare o da protrarsi. Io quando parlavo prima e dicevo di una possibile svolta dopo la conferenza di Damiano Pozzessere, pensavo proprio all'opzione 1 che Giancarlo diceva prima, ovvero il momento in cui viene meno chi in questi ultimi mesi ha dato una grossa mano nella gestione economica e organizzativa del club. A quel punto poi l'attuale proprietà si trovi, non dico costretta, ma quasi a fare un passo indietro per la salvaguardia del titolo sportivo. Ricordiamo comunque che parliamo di brindisini che hanno fatto tanto negli anni precedenti per riportare il calcio biancazzurro dove nei palcoscenici professionistici, cioè comunque importanti rispetto a dove era partita poi la precedente società, e credo che a quel punto, anche per una questione di continuità con quanto fatto, con i sacrifici compiuti da tutti negli ultimi anni, la soluzione migliore per quel punto sia fare un passo indietro e, una volta mancato, venuto meno il principale contributo economico, dire ok, mi devo necessariamente fermare. Però sì, secondo me le tempistiche sono veramente ormai ridotte all'osso, manca sempre meno. Sì, sì, sì. Giochiamo anche a carte scoperte, perché questa sera mi sto divertendo. Abbiamo fatto un giro di parole in mente adesso con la dichiarazione di Antonio, giustamente. Io credo che l'opzione è unica. Con il passo indietro di Damiano Pozzessere viene a mancare l'unico sostegno economico alla famiglia Arigliano, che in questo momento ovviamente si è disimpegnata di questo Brindisi.
affidando tutto appunto nelle mani del non socio potestere. A questo punto, facendo un passo indietro il vicepresidente, la famiglia Arigliano deve assolutamente cedere il titolo simbolicamente al sindaco, facendo non un passo indietro, ma due passi indietro, e non pretendere nulla sul fronte economico da nessuno per salvare questo titolo. Questo è l'unico piano, l'unico progetto che potrebbe essere portato avanti. Altrimenti davvero la situazione diventa molto molto difficile e molto pesante. Quindi mancando l'unico sostegno economico, secondo me in questo momento, che è stato quello che abbiamo fatto essere, è più semplice e più chiaro, se non lo fosse stato fino a questo momento, che la famiglia Arigliano, che ringraziamo per quello che avevano fatto nella prima parte di questa, della loro era, diciamo, con la promozione in Serie C, debbano ovviamente fare non uno, ma più passi indietro e lasciare definitivamente la squadra gratuitamente nelle mani del primo cittadino. Ecco, Cristina, adesso tanto stiamo andando anche in conclusione. Ci è arrivato prima, ma so che oggi hai fatto un po' di conti e un po' di compiti per la TV, perché un tifoso ci scriveva che il Brindisi potrebbe retrocedere domani se vincesse il Monterosi. Intanto il Monterosi gioca domenica, anche se alle 2, quindi prima del Brindisi e non domani. Ma al di là di questo, la risposta che ho fatto anch'io, i conti giusti, è no, perché il Brindisi oggi potrebbe ancora agganciare la Virtus Francavilla, no? Che ha 12 punti. Ma facendo ovviamente Brindisi 4 vittorie e 0 la Virtus Francavilla, ma non dovrebbe neanche fare risultato la Turris, che gioca invece in contemporanea con il Brindisi, e quindi per evitare la differenza di punti tra penultimo e quintultimo posto. Credo che il Brindisi potrebbe essere retrocesso prima di scendere in campo solo nel caso se vincessero sia Virtus Francavilla che Monterosi. Non so se i calcoli coincidono. Sì, i calcoli coincidono, ovviamente abbiamo fatto entrambi il liceo classico, ma siamo stati bravi in questi calcoli aritmetici. Sì, è proprio così, Davide. A questo punto la tua trasferta a Crotone, insomma, varrà la pena averla fatta, perché comunque si affronta una squadra blasonata ed è comunque, seppur nell'album dei brutti ricordi, perché c'è una retrocessione, diventerà una parte anche, un bel ricordo. E ricordiamo anche che appunto ci sarà la diretta su Antenna Sud, canale 14, della sfida tra Crotone e Brindisi, come dicevi tu, per comunque dovere di cronaca, ma per anche per... onorare anche noi questo campionato fino alla fine, Ah, così come i assolutamente calciatori. sì, e questo do l'assist per l'ultima chiosa a Giancarlo, probabilmente anche per onorare questi ragazzi che hanno dimostrato sia con la vittoria di domenica con il Francavilla, ma anche la prestazione con il Taranto e il pareggio con il Monopoli, di avere questa voglia di onorare il campionato, di metterci quell'impegno, no, in campo, di ben figurare nonostante una stagione compromessa. Non l'abbiamo fatto perché, dicevamo prima, il calcio giocato lascia davvero il tempo che trova in questo momento, però la vittoria di domenica è merito di questa voglia di questa squadra di finire bene, comunque di finire con dignità questo campionato, e speriamo comunque anche la gara di Crotone, al di là appunto di quello che sarà il verdetto, possa essere anche questa, e quindi dare anche questa possibilità di visibilità in diretta e in esclusiva in chiaro su Antenna Sud. Sì, lo abbiamo sempre rimarcato, sui giocatori c'è veramente poco da dire. Ad inizio stagione magari c'era maggior giustificazione nel accusare o prendere di mira qualche giocatore perché ci si aspettava molto di più ed eravamo ad inizio stagione, quindi immaginavamo scenari diversi, cosa che invece non è successo. La squadra è stata stravolta, la maggior parte ha deciso e ha preferito andare via. Ed è giusto rimarcare come questi ragazzi, con tutte le condizioni, con tutti i messaggi che gli arrivano, che girano intorno a loro, alla società, loro stanno onorando soprattutto il loro mestiere, e stanno onorando una maglia e una città. Non dimentichiamoci che il Brindisi
retrocede in una categoria, ma la passione e la vicinanza di questi, dei tifosi alla squadra ci sarà sempre. E quindi è giusto rimarcare il fatto che questi ragazzi stanno dando ciò che possono dare, rispettando il lavoro che loro stessi fanno, noi che la seguiamo, il pubblico che continua a seguirli, ed è stato bello vedere alla fine partita, anche se c'è, è chiaro, c'è stata una vittoria, non c'era il pubblico, ma certamente da parte nostra non abbiamo potuto godere perché il contesto era un contesto veramente anomalo, ma in più, vista l'inutilità della vittoria, sì, è stato piacevole soprattutto per loro la soddisfazione di aver conseguito finalmente, diciamo, tra i tanti al Fanuzzi una vittoria record negativi casalinghe. Si è sfatato quello di chiudere senza una vittoria al Fanuzzi e senza una vittoria nel 2024. Casualità, quindi, io ti dissi che l'ultima vittoria in Serie C, 33 anni fa, fu con il Francavilla a Mare, questa volta è il Francavilla Fontana. Non è stata non è detto che sia l'ultima, so potrebbe sia, essere, potrebbe. Però c'è stato questa semplice e comunque parallelo. Le due vittorie in casa sono anche avvenute purtroppo per i tifosi biancazzurri in assenza di pubblico, la prima perché a Cerignola contro il Monterosa inizio stagione e la seconda appunto, cosa che io ho rimarcato perché potrebbe essere anche che la mancanza di pubblico alleggerisca un po' la tensione, bisogna dirlo. Io prima di concludere, permettetemi, non l'abbiamo fatto in apertura, non l'abbiamo fatto finora, ma prima di chiudere un messaggio particolare, lo devo fare alla famiglia Palumbo, in particolare a Tonino, che in questo momento sta vivendo un momento difficilissimo della sua vita, una partita più complicata, lui che partite ne ha viste tante, sofferenze anche tante, personalmente, ma come certo, per tutti noi è un grande amico, anche perché è sotto la tribuna centrale, quindi è inevitabile, sotto la nostra postazione stampa, e quindi la chiacchierata, lo scambio della caramella dalla nostra postazione a lui non è mai mancata. Io personalmente, anche da ragazzino, in anni non sospetti, nelle mie prime gare al Fanuzzi, ci stringiamo intorno, gli diciamo di avere quella forza di vincere anche questa battaglia che è molto complicata. Il suo campionato, vince il suo campionato. Alla famiglia, alla moglie Anna, la nostra vicinanza, perché sappiamo che è un momento difficile, ma che con grande affetto tutta la Brindisi calcistica e tutti gli amici che ha lo vogliono vivere insieme a lui. I tifosi biancazzurri della Curva Sud hanno messo anche un grande striscione fuori l'ospedale Perrino di Brindisi proprio per dare forza a Tonino, e quindi Tonino continua a lottare anche stavolta. Siamo davvero in conclusione, era giusto e doveroso fare questo, perché Tonino, ovviamente, per la sua grande passione per il Brindisi, lo merita sicuramente. Io ricordo che Passione Brindisi torna venerdì prossimo sempre alle 21 in diretta su Antenna Sud Extra, che domenica alle 20:45 ci sarà la diretta in chiaro, in esclusiva su Antenna Sud, canale 14 di Crotone Brindisi, e speriamo poi, se ci sarà questa conferenza stampa, come ci è giunto sapere ufficiosamente del vicepresidente, la prossima settimana, probabilmente la giornata di lunedì, di avere anche quelle informazioni in più che ci permettano di dare anche non solo delle informazioni, ma guardare anche più in prospettiva gli scenari che potranno essere futuri per il calcio bianco-azzurro. Grazie a Giancarlo. Grazie Enrico, a voi, e forza Tonino. Grazie ad Antonio Sorazzo. E grazie anche ovviamente a Cristina Cavallo, che oggi ha fatto un tour de force, l'avete vista in studio nel TG di pranzo, è in collegamento questa sera. Grazie Cristina, ciao. Un abbraccio a tutti voi e un abbraccio a Tonino Palumba. Ciao. Grazie a Sebastiano Bufalo, che ha curato la regia della trasmissione, e noi ci vediamo venerdì prossimo.